questo andiamo avanti con Eva dell'Università di Bologna. Siamo, studia Accademia Teatrale. Ah, io mi posso iscrivere? Sì, sì. Ah, devo scaricare Instagram. Buonasera a tutti. Ma ascolta, allora, questa sera voglio affidarmi alle parole di chi ha saputo raccontare con saggezza e lucidità i drammi del suo tempo. E allo stesso tempo premonire e scuotere gli animi di tantissime persone. L'appello che vi voglio leggere è scritto da Aleksandr Solženicyn il 12 febbraio 1974, poche ore prima del suo arresto e dall'esilio dal suo paese. Stiamo ormai per toccare il fondo. Su tutti noi incombe la più completa rovina spirituale. Sta per divampare la morte fisica che incenerirà noi e i nostri figli. E noi continuiamo a farfugliare con un pavido sorriso. Come potremmo impedirlo? Non ne abbiamo la forza. Siamo a tal punto disumanizzati che per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio. La nostra anima, tutti gli sforzi di chi ci ha preceduto, ogni possibilità per i posteri, pur di non disturbare la nostra grama esistenza. Non abbiamo più nessun orgoglio, nessuna fermezza, nessun ardore nel cuore. Non abbiamo paura di una terza guerra mondiale. Abbiamo paura soltanto di muovere i passi del coraggio civico. Ci basta non staccarci dal gregge, non fare un passo da soli, non rischiare di trovarci tutta un tratto privi del filoncino di pane bianco, dello scaldabagno e del permesso di soggiornare in città. Ce l'hanno martellato nei circoli di cultura politica e il concetto ci è entrato bene in testa. Ci assicura una vita comoda per il resto dei nostri giorni. L'ambiente, le condizioni sociali non se ne scappa. L'esistenza determina la coscienza. Noi cosa c'entriamo? Non possiamo fare nulla. Invece possiamo tutto. Ma mentiamo a noi stessi per tranquillizzarci. Non è affatto colpa loro, è colpa nostra. Soltanto nostra. Dunque il circolo è chiuso. Davvero non c'è alcuna via d'uscita e non ci resta se non attendere inerti che qualcosa accada da sé. Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé se continueremo tutti i giorni ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui è più sensibile, se non respingeremo la menzogna. Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile, il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili, che non domini per opera mia. È questa la breccia nel presunto cerchio della nostra inazione, la breccia più facile da realizzare per noi, la più distruttiva per la menzogna, poiché se gli uomini ripudiano la menzogna, essa cessa semplicemente di esistere, come un contagio può esistere solo tra gli uomini. Ognuno di noi, dunque, superando la pusillanimità, faccia la propria scelta. O rimanere servo cosciente della menzogna, o convincersi che è venuto il momento di scuotersi, di diventare una persona onesta, degna del rispetto tanto dei figli quanto dei contemporanei. Per i giovani che vorranno vivere secondo la verità, all'inizio l'esistenza si farà alquanto complicata. Persino le lezioni che si apprendono a scuola sono infatti zeppe di menzogne. Occorre scegliere. Ma per chi voglia essere onesto non c'è scappatoia, neppure in questo caso. Mai, neanche nelle più innocue materie tecniche, si può evitare l'uno o l'altro dei passi che si sono descritti, dalla parte della verità o dalla parte della menzogna. Dalla parte dell'indipendenza spirituale o dalla parte della servitù dell'anima. E chi non avrà avuto neppure il coraggio di difendere la propria anima, non ostenti le sue vedute d'avanguardia, non si vanti d'essere un accademico o un artista del popolo o un generale, si dica invece semplicemente: sono una bestia da soma e un codardo, mi basta stare al caldo a pancia piena.
Non si tratta dunque di avviarsi per primi su questa strada, ma di unirsi ad altri. Il cammino ci sembrerà tanto più agevole e breve quanti più saremo uniti e numerosi nell'intraprenderlo. Se saremo migliaia, nessuno potrà tenerci testa. Se saremo decine di migliaia, il nostro paese diventerà irriconoscibile. Ma se ci facciamo vincere dalla paura, smettiamo di lamentarci che qualcuno non ci lascerebbe respirare. Siamo noi stessi che non ce lo permettiamo. Pieghiamo la schiena ancora di più, aspettiamo dell'altro e i nostri fratelli biologi faranno maturare i tempi in cui si potranno leggere i nostri pensieri e mutare i nostri geni. Se ancora una volta saremo codardi, vorrà dire che siamo delle nullità, che per noi non c'è speranza e che a noi si addice il disprezzo di Pushkin. A che servono alle mandrie i doni della libertà? Il loro retaggio, di generazione in generazione, sono il giogo, con i bubboli e la frusta. Grazie. Beh, si sente la passione, si sente che comunque noi studenti sappiamo portare qualcosa di diverso in piazza. E è ora che ci prendiamo le piazze, perché questi interventi non sono comuni. E è giusto che ci siamo il sabato, è giusto che ci siamo, che collaboriamo con le organizzazioni, ma è anche giusto che portiamo la nostra energia, come oggi, come questi interventi, come i nostri cortei. Quindi grazie per tutto questo. Ora